Ciao ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di Vieni a vivere all'estero. Eccoci qui, ho cominciato i video prima che avevo un bellissimo sole che entrava dalla finestra e quindi spero mi vediate, che io non scompaia nelle tenebre perché si sta di nuovo annuvolando. Benvenuta variabilità meteorologica. Allora, oggi vi voglio parlare di un argomento molto importante, molto. Che cosa rappresenta per voi andare a vivere all'estero? Perché per qualcuno può rappresentare un esperimento di qualche mese e dice ok, dai, ho fatto, ho messo la mia cosa, magari sono andato a studiare un attimino e ho fatto una piccola esperienza, un po' di feste, gente nuova, però so già che dopo 2 o 3 mesi voglio tornare, dopo 6 mesi, quello che è, e quella è una cosa. E per altri può significare no, imparo l'inglese davvero bene a livello professionale, dimostrando che ho lavorato con dei lavori veri, che può essere quindi in un negozio, in un'azienda, quello che è, e quindi magari l'esperienza deve durare 1 o 2 anni. E per altri come me, specialmente all'inizio, significava rimuovere tutta quella barriera mentale, tutti quei no che mi ho sentito dire del fatto che è impossibile, difficilissimo, quelli che ci vanno già con un contratto di lavoro perché sono ingegneri o altre cose. Io volevo dimostrare a me stesso che l'atto di comprare un biglietto economico low cost, mettere nella valigia 4 calzini, 4 mutande e un maglione, e poteva darmi un livello di libertà personale che non avevo mai assaggiato. Quindi immaginate, arrivare in un posto nuovo e nel giro di poco mettersi di buona lena a bussare alle porte. Ai tempi sì, c'era internet, però per molte cose bisognava andare di faccia, face to face, e quindi per me è una cosa entusiasmante, no? Ok, sentivo come essere me stesso, è proprio carichissimo a dover vedere dove arrivavo con le mie forze, e quindi ha rappresentato un percorso di libertà personale, di grande indipendenza, perché poi con i primi soldi guadagnati all'estero dici ah ok, questi sono stati guadagnati qui sul posto, quindi significa che la gente in qualche maniera mi capisce, apprezza quello che posso fare, anche se è un lavoro molto semplice, manualissimo, che potrebbe fare chiunque. E quindi diciamo si rompe un paradigma mentale in cui dice ah no, come faccio se non conosco nessuno lì? È stata un'idea rivoluzionaria che così si genera nella testa e ti crea un livello di libertà personale superiore a quello che hanno la maggior parte delle persone, che si devono sentire ancorati al posto dove stanno le persone che stanno attorno a loro, perché se non c'è tutto quel entourage di aiuto esterno, la nostra vita non funziona. Quindi bisogna capire bene che significato vogliamo dare alla nostra avventura di andare a vivere all'estero. Per me ha significato, specialmente nella fase iniziale, di trovare, di inserirsi, specialmente i mesi iniziali, di capire la nuova cultura, gli anni iniziali per capirla un po' meglio, la nuova cultura, hanno significato un'apertura mentale pazzesca, quindi un qualcosa che davvero è così, adesso esagera, non vorrei dire come un esperimento di sopravvivenza, perché quella è roba seria, altro che, però è un'esperienza che mi ha aperto gli occhi su quello che io sono in grado di fare e quello che non devo più credere che sia impossibile per me. Quindi davvero si ottengono tantissime cose andando a vivere all'estero, quindi l'indipendenza, così diventare in qualche maniera più adulti, perché ci si stacca dalla casa dei genitori in cui si vive senza pagare l'affitto, quindi essere capaci di pagarsi l'affitto, pagarsi poi la macchina, pagarsi tutte le spese, si diventa indipendenti, si fa un bel passo in indipendenza personale, che non è niente da ridere. E qualche anno fa era successo che c'era una persona che doveva venire dall'Italia perché aveva qui delle conoscenze e sperava di trovare lavoro all'età di 40 anni senza mai aver avuto un'esperienza professionale più o meno continuativa o seria, no? Sempre quel lavoretto qua e là, sì e no, però periodi lunghi. E quindi quando mi hanno detto, oh Fabio, tu che fai, hai fatto il recruiter, come vedi sto curriculum? E io ho detto, guarda, io la persona non la conosco, per cui mai giudicare senza vedere, senza sentire una persona come parla e via dicendo. Però il fatto stesso che questa persona avesse dimostrato nel curriculum di non riuscire a resistere in nessun lavoro mi dimostra che probabilmente se la mettiamo davanti alla prima difficoltà qui mi crolla uguale. Quindi
Il fatto di sapere che noi riusciamo a superare delle situazioni nuove in cui davvero abbiamo un po' di ostacoli contro di noi è una grandissima cosa. Quindi date il significato giusto alla vostra partenza per l'estero e vedrete che questa vi sorreggerà come visione, come stella polare, diciamo, nel perseguire la direzione che vi siete prefissati, e vi farà andare avanti nonostante le difficoltà, perché diciamo questi vostri sforzi sono in realtà solo così un mezzo per raggiungere un fine molto più grande. A presto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, ciao!